Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione delle feste medievali di Offagna, tra gli appuntamenti più sentiti della provincia di Ancona, non solo delle Marche, perché la storia e il nostro passato sono sempre fondamentali per muoverci meglio anche nelle future e soprattutto perché a Offagna abbiamo proprio a livello ambientale, strutturale, di bellezze tutto ottimamente conservato. È uno dei borghi più belli d'Italia. 37esima edizione quella di quest'anno e quindi oggi ringraziamo la Regione Marche per averci ospitato nel punto più importante, perché oggi ci sono i lavori del Consiglio regionale e nonostante tutto l'assessore alla cultura ma anche allo spettacolo e agli eventi Chiara Biondi ci ha accolto per illustrare quello che è il cartellone delle feste medievali di Offagna. Allora io darei la parola, lei l'assessore fa le conclusioni magari brevemente, al sindaco che avrà modo di presentare brevemente le feste medievali e poi alle altre autorità presenti. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Intanto grazie all'assessore per essere presente a questa nostra conferenza stampa e grazie alla Regione Marche per averci ospitato. Ci onora questa vostra disponibilità. 37esima edizione delle feste medievali, una manifestazione importante, longeva, importante per Offagna, molto attrattiva, ma anche importante per il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale. Io ho preparato qualche considerazione, ma le salto per dare l'opportunità, e ringraziando anche della disponibilità del tempo, per dare l'opportunità di presentare le feste nell'ambito, diciamo, anche del programma e di tutto quello che si svolgerà in questa settimana. Vorrei sottolineare soltanto due o tre cose. Una la diceva prima Luca, Offagna, bandiera arancione, i borghi più belli d'Italia, è scritta la Riviera del Conero, è scritta l'elenco dei borghi storici delle Marche, della legge regionale, quindi una località molto attrattiva e che noi cerchiamo, come dire, di tenere sempre in ordine e bella per noi stessi, ma soprattutto anche per i turisti e per offrire questa opportunità al territorio e ai turisti che vengono da noi soprattutto durante l'estate. Le feste medievali durano una settimana, sono molto impegnative, ma durante l'estate abbiamo tante altre manifestazioni praticamente ogni settimana, frutto del volontariato di tante persone che lavorano per mesi, per settimane, per organizzare queste manifestazioni, in particolare le feste medievali. Qui attorno c'è una rappresentativa di quelli che sono i nostri figuranti e ci sono questi ragazzi che il gruppo storico di Offagna, che sono tamburini e sbandieratori, che svolgono un lavoro straordinario, soprattutto, dicevo prima, per attirare, attrarre, educare e istruire i ragazzi anche più piccoli e quindi è il nostro futuro. E tanti volontari, come dicevo, delle associazioni, volontari civici, singoli cittadini. Io approfitto per ringraziare tutti veramente perché tutto questo è possibile soltanto grazie al lavoro e al sacrificio di tutti. Quindi grazie a tutti, grazie di nuovo alla Regione Marche, grazie all'assessore, grazie a Luca, all'ufficio stampa della Regione per che ci hanno organizzato questa conferenza. Ringraziamo i colleghi proprio dell'ufficio stampa della Regione che ci hanno aiutato ad allestire il tutto, così come l'assessorato dal 20 al 27 luglio. Avete visto nel frattempo l'autorità, il video, quello che può offrire Offagna, penso che sia già un biglietto da visita per la Regione Marche, i fuochi d'artificio dell'ultima giornata dalla Rocca, è un qualcosa di unico che ci invidiano dal resto d'Italia e che ce l'abbiamo proprio alle porte del capoluogo, per l'appunto ad Offagna. Il calendario dal 20 al 27 luglio, il tema paese di viaggi e di incontri, 8 giorni da non perdere. Io chiedo, abbiamo qui sia Matteo Brignoccoli che è del Comitato Feste, il Presidente, che il direttore artistico l'anno scorso ha iniziato poi a seguire, ma ha sempre fatto parte di questa grande famiglia, poi è andato in giro per l'Italia, Alessandro Martello, quindi direi al Presidente del Comitato Feste di farci una breve introduzione su quelli che saranno gli appuntamenti previsti e poi al direttore artistico regalarci qualche chicca, qualche particolarità che contraddistinguerà questa 37esima edizione. Matteo. Innanzitutto ringrazio anch'io l'assessore e ovviamente la regione per questa opportunità. Mai fino ad oggi ho corso per la festa medievale, quindi per noi è la prima volta e quindi secondo me è una buonissima opportunità, quindi ringrazio doppiamente.
e Ezio ha già detto la maggior parte delle cose che erano da dire per quanto riguarda l'impegno di tutto il paese, perché parliamo di centinaia di persone, quindi questa ormai è la 37esima edizione, quindi sono ormai 37 anni che le feste medievali vengono fatte, e se continuano a esistere sono perché queste persone continuano a dare l'impegno per il paese e per la festa. Ovviamente in 8 giorni c'è di tutto, cioè abbiamo spettacoli, abbiamo tutta la parte culturale, ovviamente viene riproposto il corteo storico, la disfida in armi, quindi abbiamo tutte queste situazioni in cui ci sono più di 300 figuranti, e quindi cerchiamo di riportare Offagna, più che di riportare, di mantenerla, perché poi è stata sempre così, un palcoscenico per 8 giorni che riporta indietro un po' nel tempo tutto il paese e fa rivivere un po' di storia che fa un po' bene a tutti. Io non mi dilungo ovviamente sulla parte del programma, perché Alessandro, che è un amico ormai da anni, da un paio d'anni ci dà invece una forte mano nell'organizzazione in tutto il palinsesto, quindi lascio direttamente a lui la parola, così andiamo nello specifico sulla parte spettacolo. Sì, io cercherò di essere brevissimo, mi aggiungo ai ringraziamenti e non possiamo che essere lusingati di questa accoglienza. Paese di viaggi e incontri, non poteva che essere così, parlando di quella che è la terra anconetana, che da sempre è stato un faro nel mare, che nel corso dei millenni non è mai stato un elemento di divisione, ma piuttosto un elemento di unione. Siamo nell'anno di Marco Polo, uno dei più celebri esploratori di quell'Oriente sognato e immaginato nel Medioevo, ma vale la pena ricordare che a pochi chilometri da Offagna, nella stessa epoca, erano decine le navi di mercanti viaggiatori che partivano per quello stesso Oriente e che portavano influssi, storie, fascinazioni di terre lontane. Quindi terra di viaggio e incontro è probabilmente una delle consacrazioni più belle e importanti a quello che è il DNA, non di Offagna, non di Ancona, ma di questa terra che sul mare ha sempre vissuto e si è sempre affacciata. Sarà un viaggio che porterà il borgo di Offagna, diceva giustamente il presidente Brignoccoli, non a rivivere ma a perpetrare quello che è un legame con la storia che è indissolubile ed evidente. 8 serate nel corso delle quali andranno in scena sulla splendida cittadina della Rocca di Offagna quasi 350 spettacoli in totale, più di 40 repliche ogni sera, con proposte che vanno dalla musica ai giullari, alla falconeria, agli appuntamenti culturali, le mostre. Mi preme sottolineare quelli che saranno alcune delle grandi novità e dei grandi ritorni di questa edizione. Si parte subito con grande stile il primo sabato e la prima domenica con il ritorno di quello che è stato uno dei gruppi più importanti nella storia delle feste medievali d'Offagna, i Cavalieri d'Arezzo, con il ritorno della giostra cavalleresca sulla splendida piazza della Contesa. Uno scenario unico che accoglie in una maniera unica quella che è l'importanza dei cavalli. Ritorna dopo lo stop legato all'emergenza pandemica, ritorna la cena medievale, giovedì sera, il grande banchetto, sempre in piazza della Contesa, una cena che si fa spettacolo, una cena che è un percorso tra enogastronomia, spettacolo, ricerca storica, e anche qui permettetemi di sottolineare il ritorno dopo tanti anni del maestro Gianni Nardoni a dirigere quella che sarà la regia di questo splendido banchetto che è uno degli appuntamenti più iconici e imperdibili. I fuochi il sabato sera, un altro appuntamento imperdibile, ma tutte le serate caratterizzate da spettacoli e animazioni diffuse che andranno a trasformare ogni piccolo angolo di Offagna in un piccolo teatro tutto da vivere, con delle proposte trasversali che abbracciano qualsiasi genere di pubblico. Quindi l'invito è quello davvero ad immergersi in questa atmosfera, in un paese che ha mantenuto intatta tutta quella fascinazione storica che da anni qui ritorna a vivere per le feste medievali. Grazie direttore, è stato davvero esaustivo e veloce, ha raccontato, è tanto quello che può offrire Offagna, ci sono anche due appuntamenti di approfondimento perché cultura, turismo sono elementi fondamentali, uno più a livello enogastronomico, uno più a livello storico con il professor Francesco Pirani, omonimo, speriamo, del neosindaco della città confinante di Osimo. Noi ringraziamo proprio per i presenti, faccio i nomi, non avremo modo di sentirli tutti, sia Francesca Meschini che è rappresentante del gruppo creativo, che lo abbiamo qui, Guido Portaleone, che è l'autore del manifesto vincitore, no, che verrà assegnato, ci abbiamo un'anteprima, non ce l'ha, no? Pensavo che aveva la busta qui nell'anteprima, poi Sofia Ramini, che è presidente dell'Accademia della Crescia, Alessio Rosati, presidente del gruppo storico Offagna,
i rappresentanti dei quattro rioni, alcuni con le magliette, alcuni con le loro divise, e i rappresentanti dei figuranti dei quattro rioni. Avete visto anche dalle immagini come sono tanti gli appuntamenti ci sono, che alcuni sono stati elencati, ma ricordato soprattutto la serata finale di sabato 27, che sarà caratterizzata dalla cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia, che in questa edizione assegnerà l'onorificenza alla pedagogista Emily Mignanelli, al console onorario Cristina Koraeschi e al presidente della cooperativa Frolla, cooperativa impegnata nel sociale, Jacopo Corona. A conclusione, bellissimi, suggestivi fuochi d'artificio che partiranno dalla Rocca, ma questo è soltanto un po' di cartellone che veramente ci ha illustrato in modo dettagliato il direttore artistico Martello. Assessore, adesso, visto che abbiamo fatto il giro, ho avuto anche modo di avere una contezza di quello che è Offagna. Poi tutti i giovani, c'è sempre stato ricambio generazionale anche nei presidenti, cioè non c'è l'invidia c'è grande collaborazione tra i vari membri, c'è voglia di fare per la città, quindi il genitore lascia il figlio, c'è questo senso di appartenenza che Offagna è rimasto l'unico di cui penso che la città vada orgogliosa. A lei. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qua oggi, perché in realtà ci avete offerto in minima parte ma già uno spettacolo, perché solo vedere i figuranti vestiti con gli abiti insomma dell'epoca è una bella cosa, insomma, per chi vive purtroppo questi ambiti a volte un po' angusti della regione. Quindi ringrazio il sindaco, il presidente, il direttore artistico, ovviamente l'ufficio stampa e soprattutto ecco, i figuranti, i tamburini, gli sbandieratori che sono presenti qua. Beh, io credo che ecco, già solo vedendo l'immagine e soprattutto sentendo il racconto dei protagonisti venga veramente la voglia di essere lì presenti fisicamente in tutti questi giorni di questa rievocazione storica. Le rievocazioni storiche per la nostra regione sono anche un fiore all'occhiello, se vogliamo, e tra l'altro abbiamo veramente diverse rievocazioni che ormai stanno raggiungendo traguardi importanti. 37 anni di storia significa comunque che si è fatto anche negli anni un percorso di qualità, perché generalmente non si arriva mai a questi anni se non appunto cercando di curare tutto ogni anno nei minimi dettagli e nei minimi particolari. Il fatto che soprattutto ecco, i giovani vengano coinvolti in questi eventi è sicuramente un messaggio di speranza, perché è sicuramente grazie ovviamente a loro che poi questi eventi possono essere portati avanti negli anni, ma nello stesso tempo è anche un modo per avvicinarli alla conoscenza della storia del loro territorio, quindi anche questo è un traguardo e un aspetto secondo me da non sottovalutare, perché ovviamente più li rendi partecipi, più fai conoscere la loro storia, più ovviamente poi hanno sicuramente il desiderio di portare avanti questa tradizione. Offagna, ecco, tra l'altro lo ricordava il sindaco, è uno dei borghi più belli d'Italia, inserito anche nella nostra lista dei borghi, e su questo ecco, la Regione Marche, come sapete, sta facendo un grande investimento anche finanziario, proprio perché comunque la nostra regione è ricca veramente di questo patrimonio culturale che è racchiuso in questi scrigni dove veramente c'è di tutto, ma soprattutto ecco, c'è storia, c'è bellezza, c'è cultura e ovviamente c'è turismo, perché questi appuntamenti non è solo un modo per far sì che le persone possano riscoprire le loro tradizioni, ma anche per avvicinare tanti appassionati e anche curiosi. Quindi insomma cercherò di venire perlomeno ad uno degli appuntamenti, perché ripeto, solo a vedere le immagini ci si innamora di questa rievocazione. Grazie. Posso aggiungere quello che diceva l'assessore, altre due parole su come si sostengono queste manifestazioni. Le manifestazioni si sostengono economicamente con i biglietti d'ingresso, con gli sponsor, che approfitto per ringraziare, e soprattutto grazie al contributo della Regione Marche, che ormai penso da un decennio non è mai mancato. Ultimamente abbiamo partecipato al bando accoglienza negli ultimi 3 anni, e quindi siamo grati alla Regione Marche perché un sostegno economico importante per continuare questa manifestazione ci arriva appunto dalla Regione Marche, e poi il bando accoglienza anche sulla parte che riguarda il comune e gli investimenti. Abbiamo ricevuto vari contributi, quindi la Regione Marche è molto presente, quindi
tanto più che siamo felici oggi. Grazie davvero Assessore per averci accolto qui a Palazzo Leopardi. Io ringrazio la collega Stefania Gratti che ha collaborato, davvero grazie Stefania, così come tutta la macchina che si occupa della comunicazione della Regione Marche, che hanno sempre risposto positivamente al nostro invito. Volevamo essere qui dove si decidono le sorti della nostra regione, dove si decide la cultura, il turismo, l'accoglienza delle Marche, e Ufania pensiamo che sia davvero un punto di approccio per tutti coloro che vengono nelle Marche e che non devono perdere l'appuntamento dal 20 al 27 luglio. Grazie a tutti.